Ehi, la ciurma, io sono Mazzatest e ben ritrovato in questo nuovo episodio di Slayer Pirates. Allora, devo dirvi innanzitutto che sono indeciso su cosa fare in questo video perché non abbiamo dei tesori da trovare ora come ora. Inoltre, non abbiamo dei nemici particolari di cui andare in cerca, tranne quelli complessi, diciamo, per la nostra famiglia, ma che sarà abbastanza complicato trovare, quindi vorrei andare più che altro in caccia di galeoni o francesi o spagnoli per favorire un po' i rapporti con i francesi o con gli olandesi. Visto che siamo solo a livello 4 su 8, mi piacerebbe poter maxare almeno uno di questi. Ma naturalmente non c'è un cane di nessuno in giro. Oh, qua? Sloop de guerra spagnolo? Andiamo con la scorta o con il galeone mercantile? Andiamo con la scorta. Ah, oh, tanto sono insieme. Aia. Mancati in pieno. Ok, si preparano ad abbordarci, ma noi ci difenderemo eccellentemente, suppongo. Speriamo, eh. Speriamo di non essere ancora abbastanza invecchiati. Ha il coso di ferro, quindi sarà leggermente più difeso, ma dovremmo riuscire a cavarcela comunque degnamente. Perfetto, la scorta se n'è andata. Adesso vediamo se riusciamo ad abbordare anche il mercantile, che sarà quello con più soldi. Però la scorta mi interessava perché ha una nave più veloce della mia, da quanto ho visto, e potrebbe risultarci comoda, diciamo. 10 uomini nel nostro equipaggio, sì, perfetto. Ah, non hanno cannoni, quindi forse si arrenderanno qua all'abordaggio. Infatti. Perfetto. Ah, non hanno granché di soldi, però hanno 28 tonnellate di spezie e 31 di cibo. Sì. In più abbiamo fatto un po' di danni agli spagnoli. E questa è cosa buona e cosa giusta, anche se per caso. Com'è messa però quella nave che abbiamo trovato? Allora, lo sloop è, ma è comunque non ha upgrade né niente. Quindi ci conviene andare. Ma andiamo qua a vendere un po' di roba. Così da avere un equipaggio un pochettino più furbo sulla nave principale. Allora, commerciamo col mercante, vediamo se ha niente. Non ha un Kaiser di nulla. Quindi vediamo se abbiamo la possibilità di vendere qualche nave senza dover distruggere tutto il nostro carico. Potenziamento palle incatenate, perfetto, me gusta. E poi lo farei anche su questo. No, sullo sloop da guerra lo farei. O su questo. No, forse meglio sullo sloop. Perché è già più potente e tutto. Mettiamo anche queste. E queste io le venderei. Posso venderla? Sì. Questa no, devo liberarmi di. Ma tanto non vorrei vendere quella. Sì, conviene vendere quella e tenere questa. Il brigantino tanto non è male. 41 tonnellate di carico. Quindi vabbè, salpiamo. Noi adesso andiamo a vedere un attimo cosa si può fare in questi dintorni ameni. Se si riesce a saccheggiare qualcosa, non lo so. Poi ci sono dei francesi qua intorno, no, non credo. Canale da guerra indiana, stanno andando al La Habana. Però non abbiamo di sicuro abbastanza equipaggio per riuscire a prendere una città così folta di gente. Quindi andiamo a vedere se non ce l'hanno ancora troppo con noi e magari vendere un po' di roba, visto che è abbastanza ricca come città.
Abbiamo appena scampato quel Pamplona, è semplicemente un insediamento. Io andrei più che altro a, vabbè, Sydneystown, ma la Habana dovrebbe essere sempre da queste parti. Ah, stanno attaccando la Habana. No, però io non voglio attaccare quella. Avrei più che altro attaccato la città, ma non credo che non me lo faccia fare. Mercante. Vendiamo, boh, spezie a 11, però sì, dobbiamo liberarci di un po' di roba. Anche cibo. Ne abbiamo parecchio. Quindi conviene venderne un po'. Per fare un po' di spazio nella stiva, più che altro. 100 tonnellate, dai, teniamo 100 tonnellate di cibo che va bene. E vediamo se possiamo vendere per caso questa ultima nave che abbiamo preso. Sì. Vendiamo. Abbiamo potenziamento fasciame di rame. Questa ce l'ha già. Questa anche. Facciamo un potenziamento anche a questa. Yeah, e il governatore ci dice qualcosa, si arrabbierà perché gli abbiamo distrutto delle navi. La città inglese di Grand Bahama. Non credo che serva una scorta. Ma più che altro non ci viene molto utile andare con gli spagnoli. Dobbiamo concentrarci su uno. 11 uomini esperti. Sì e no, nel senso che potrebbero essere utili, ma potrebbero non esserlo. Perché fa diminuire il morale della ciurma. Una parte però. Dovremmo poi trovare l'altra. Allora, vediamo qua cosa dice. La Vengeance, diretta alla Habana, trasporti più di 1.000 pezzi d'oro. Una brigata francese. Ma noi non ce l'abbiamo tanto con i francesi. Una vera bellezza. Vabbè, ma mi dispiace, ma noi stiamo andando verso altri lidi, verso altre cose, quindi. Ah, là distruggono il trattato di pace. I francesi probabilmente, quindi niente di concluso. Andiamo un attimo qua dai francesi. Sì, che magari ci dicono: "Yeee, sei stato bravissimo perché hai distrutto degli spagnoli." E magari mi danno qualche bella figlia del comandante da scoprire. Nel senso, da far conoscere due passi, insomma, ecco, insomma, ci siamo capiti. Buongiorno, carissimo. Sì, siete con gli spagnoli. Infatti, li ho distrutto. Esatto. Ma un giorno? Cosa vuol dire un giorno? Che barba, taverna. Vediamo se troviamo almeno una parte mancante. Sì. A nord di Florida Keys. Perfetto. Grazie amico. Un galeone spagnolo. Questo può essere a Europe. Ah, cioè che sparisce dalla mappa. A Santiago. Ma il Barone Raimondo è un casino, è tipo troppo OP quell'uomo. Mercante? Ma abbiamo venduto tutto, quindi non è che abbiamo granché da vendere qua. Maestro Dasha, hai degli upgrade da farci fare? No. Forse su questa? Neanche.
Beh, quindi direi di salpare, andare a vedere se troviamo questa nave del tesoro. Che ha detto che andava verso Europe. Però, boh, nel senso, come facciamo a sapere da quanto è partita? Se è già partita? Nuovo Paris. Va bene, andiamo a Florida Keys, va con la caccia al tesoro. Florida Keys, che dovrebbe essere su. Sì, infatti, la mappa del tesoro dice a nord di Florida Keys. Sì, infatti, ma questa l'abbiamo già trovato. Me lo ricordo. Capo del governatore. È possibile che ci diano due volte lo stesso tesoro? Spero di no. Io mi auguro seriamente di no. Nave Predona francese, che è mezza sfasciata. Sono quelli che hanno attaccato la Habana, di sicuro. Sono loro, le riconosco. Vedo la stanchezza sui loro volti. Ma noi dovremmo salpare. È lenta come la morte. Dov'è Florida Keys? Dovrebbe essere da queste parti, Florida Keys. Florida Keys. Florida Keys! Florida Keys! Ci siamo persi, mi sa, eh? Infatti. Giù. Dietro front. Naturalmente controvento, no? C'è pure il vento che... No, adesso è diminuito. Ma c'ho l'equipaggio di nuovo scontento. Porca di una miseria, ma sarà mica mai possibile. Ci avete 23.000 23.000 pezzi d'oro, pezzi da 8, quello che è. Dov'è Florida Keys? Florida Keys, Florida Keys. Questo è il capo del governatore, esatto, di qua dobbiamo scendere. Sì, ce la si fa. Via, via dalla tempesta. Siamo a 34 di fama comunque, eh. Non è male, non è malaccio. Sì, gettiamo qui le ancore, stabilito. Per forza, dai, 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 andiamo. Ragazzi. Allora, qua c'è la cosa degli Inca, dei Maya, dei tempi, insomma. Devo guardare però questo. Tempio Inca, dobbiamo andare in là. Quindi tipo così. E poi un po' in su. Tipo così. Speriamo di trovarlo sto giro. La baracca. La baracca. Forse abbiamo già passato. La baracca. E accanto a una baracca. Che è dietro a un'altra baracca. Forse c'è un'altra baracca di qua. Eccolo! Ci siamo passati accanto. Non l'abbiamo neanche visto. Perfetto. Vediamo, vediamo quanto ammonta. Duemila pezzi d'oro. Non so quanto saranno più contenti di morale la mia ciurma. No, infatti non è cambiato chissà che cosa, eh. Sì, tesoro nascosto nei dintorni, ma noi l'abbiamo già preso. Florida Keys. È spagnola, francese. Andiamo a Florida Keys giusto per farci un giretto. Attacco pirata a Florida Keys. Oh, ho capito. Quei brigantelli. Abbiamo troppo equipaggio. Un contrabbandiere spagnolo. Vai, 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 che forse lo becchiamo, lo becchiamo. Forse lo becchiamo. Se non è troppo veloce. No, lo stiamo raggiungendo, ragazzi. Ce la faremo? Ce la faremo? Speriamo. No, forse va troppo veloce. No, ce la facciamo, 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 ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Vai! Comedor de Fuego, sei morto, brigante. Brigantero.
Mancato in pieno, è possibile una roba del genere? Beh dai, saltiamoci addosso, mi sono stufato, ci sto facendo più danni che altro. Per un affare del genere, ci fossimo saltati subito addosso l'avremmo seccato. Il 448. Questo è ben difeso. E ha un attacco anche abbastanza veloce. E una buona difesa da sotto. Ma... Perfetto, grandioso. Ragazzi, la barca è nostra. La barchietta. Perfetto. 1.600 pezzi d'oro, 13 di cibo, 3 di 19 di... Sì, non malaccio, dai. Poi diciamo che possiamo tornare un attimo da... quello è inglese, però. Noi non vogliamo andare dagli inglesi, vogliamo andare dai francesi. Così ci dicono, sì, sei stato troppo sexy. Oh, ma è tristissimo l'equipaggio, ma è possibile? Nave predona pirata. Distruggiamo questo sloop pirata? Ma sì, dai. Perfetto, ci abborda. Secondo me dovremmo farcela, anche se ha un equipaggio abbastanza come il nostro, eh. È molto rapido quest'uomo ad attaccare. Ma meno nel difendere. E infatti, ce la facciamo anche sto giro. Ragazzi, questo mi dice che secondo me gli francesi ci diranno yeah, grandi raga. Ma poca roba avevano, eh. Alla fin fine, prendiamo anche quella. Dobbiamo vendere un po' di navi, altrimenti non abbiamo più un Kaiser di niente. E i pirati attaccano Florida Keys. Oddio. Speriamo che sia ancora francese. Sì, lo so, avrei dovuto attaccare quella, ma altrimenti sarebbe durato un po' troppo il videozzo qua, eh. È diventato un modesto porto francese adesso. Oh, hai capito. Porca di una miseria. Ok, allora andiamo un attimo subito dal governatore per vedere cosa... Caro ammiraglio Mazzatesse, siamo in guerra con Cicchecciocca. Ma un giorno quando? Cosa devo fare? Di altro? Sì. Sì, gli altri saranno scontentissimi, non me ne frega un Kaiser. Sant'Agostino, va bene. E lui cosa dice? Lo so che è una vera bellezza, Kaiser, ma... Allora, commerciamo col mercante. Io, senti, guarda, ti vendo tutto qua. Questo anche di cannoni, ne ho ben troppi, ne tengo 80, bastano e avanzano. E vendo anche del cibo, porca di una miseria, quanto cibo che ho. Allora. No, 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 no. Maestro Dash, allora, questa la ripariamo. Niente, niente. Vendiamo. E vendiamo. Questo, l'equipaggio è sempre scontentissimissimo, tipo. Però io vi saluto ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace se per caso il video vi fosse piaciuto e iscrivervi, perché no? Fa sempre bene. Ciao a tutti.